Nardo apre all'impianto per i rifiuti e tecnologia pulita, una tecnologia che è un giusto approccio al ciclo dei rifiuti. Fabrizio Nardo, chimico industriale che opera nel settore, ha avuto modo di studiare le prime carte rese disponibili per il progetto che la scorsa settimana i manager di Maire Chemical e Aja hanno presentato al sindaco Lucio Greco e alla sua giunta. Non è per nulla un inceneritore, spiega Nardo, anzi, da quello che ho potuto valutare attraverso i primi dati della tecnologia, do un giudizio favorevole. Davanti a un inceneritore sarei stato totalmente contrario, spiega il chimico, questo invece è un sistema che riteniamo possa rientrare nell'obiettivo di un hub per l'economia circolare. Team Pazzo, ancora un nulla di fatto. Anche ieri l'assemblea della SRR4 non si è potuta esprimere sulle eventuali azioni da intraprendere per il prossimo futuro del sito di conferimento di Team Pazzo, soprattutto alla luce del recente decreto regionale che elimina il tetto massimo giornaliero di rifiuti conferibili. Insegnare la politica, al via la scuola di formazione del Movimento 5 Stelle, le funzioni e le competenze degli organismi rappresentativi con in testa il Consiglio Comunale, ma anche una storia del pensiero politico da Platone fino a Hannah Arendt. Domenica 15 maggio al Civico 111 di Via Damaggio si terrà la scuola politica, senza simboli di partito, ma che vedrà soprattutto la presenza degli esponenti del Movimento 5 Stelle. A occuparsi delle lezioni, che inizieranno alle 16.30, gli avvocati Francesco Castellana e Giovanni Antoci e l'architetto Virginia Farrugia. Una nuova colonia felina alla villa, simbolo di civiltà. È stata istituita una colonia felina presso la villa comunale della città. Gli 8 gatti tornati in libertà dopo essere stati ospiti al Dog Village e aver ricevuto le cure del dottor Massimiliano Messina hanno finalmente trovato un posto dove poter stare liberamente. Voci di volti, disturbi alimentari visti attraverso la poesia. Voci di volti è un'iniziativa nata dalla collaborazione del Lions Club Ambiente, Territorio e Cultura di Gela e la psicoterapeuta Nuccia Morselli. L'incontro è volto a sensibilizzare la città sulle tematiche delicate dei disturbi alimentari attraverso le poesie declamate dall'attrice Giada Costa, accompagnata dal sottofondo musicale del giovane pianista Simone Scerra. Benvenuti al consueto appuntamento con il nostro telegiornale. Apriamo il nostro notiziario parlando ancora del termovalorizzatore, che termovalorizzatore non è neanche un inceneritore, è anzi un impianto che sarebbe una tecnologia con un giusto approccio al ciclo dei rifiuti. A dirlo è Fabrizio Nardo, chimico industriale che opera nel settore e che ha avuto modo di studiare le prime carte rese disponibili per il progetto. Non è per nulla un inceneritore, spiega Fabrizio Nardo, anzi da quello che ha potuto valutare attraverso i primi dati della tecnologia do un giudizio favorevole. Davanti a un inceneritore, spiega il chimico, sarei stato totalmente contrario. Questo invece è un sistema che riteniamo possa rientrare nell'obiettivo di un hub per l'economia circolare. Vediamo. Cominciano a delinearsi maggiormente gli aspetti tecnici di quello che dovrebbe essere il nuovo impianto di riciclo di rifiuti che dovrebbe sorgere nell'area industriale della città. Impropriamente definito dallo stesso governatore Nello Musumeci un termovalorizzatore, l'impianto in realtà non brucerà nulla, ma sottoporrà il rifiuto già trattato a un procedimento chimico che lo trasformerà in biocarburante. A spiegare le specifiche del progetto ci avevano già pensato i rappresentanti delle due aziende che dovrebbero realizzare l'impianto. A rimarcare il fatto che la tecnologia proposta per Gela rappresenti al momento un giusto approccio al ciclo dei rifiuti e anche una voce indipendente, quella di Fabrizio Nardo, chimico industriale che opera nel settore, che dopo aver avuto modo di studiare le prime carte rese disponibili dai manager di Maire Chemical e Aja, dà un primo giudizio favorevole su quello che conferma non sia per nulla un inceneritore. Confermo che non si tratta di un inceneritore, in quanto non viene utilizzata la termodistruzione della materia usi energetici, ma si tratta di una gassificazione in condizioni drastiche. Il syngas ottenuto viene ricombinato per ottenere metanolo o a piacimento altri intermedi o utilizzabili direttamente come carburante. Nardo, che all'annuncio dei Musumeci aveva lanciato l'allarme di un ritorno al passato ai tempi del Petcock, dopo aver valutato i primi documenti, appare decisamente più convinto, collocandosi sulla via del sì al sistema. Secondo il chimico, infatti, per il tipo di rifiuto trattato, frazioni del TMB ridotte a inerti, non dovrebbero esserci problemi anche per quanto riguarda il trasporto. Non arriverebbe l'indifferenziato, ma arriverebbe quello che risulta dal trattamento meccanico biologico, quindi materiale inerte, che quindi può affrontare viaggi duraturi, che possono arrivare anche via treno e via mare, perché penso che uno degli aspetti critici del progetto possa essere il trasporto di queste materie seconde o rifiuti, perché si tratta di volumi importanti.
Quindi confermo che non si tratta di inceneritore, si tratta di una tecnologia che a pieno titolo può essere considerata coerente con il modello di economia circolare. Nardo torna anche sul concetto di impianto a impatto zero, una definizione data dall'ingegner Giacomo Rispoli in conferenza stampa, ma che il chimico non condivide esattamente al 100%. Confermo che non esistono impianti a impatto zero, però nella valutazione di una tecnologia bisogna considerare tutti gli aspetti e essendo questa tecnologia alternativa agli inceneritori è da considerarsi a impatto positivo, perché comunque altrimenti questi rifiuti andrebbero a finire o in discarica o in incenerimento. Quindi da questo punto di vista è certamente a impatto positivo. Per ciò che riguarda invece gli impatti localizzati in termini di emissioni, di produzione di rifiuti, di traffico, questi devono essere ancora valutati attentamente ed eventualmente anche razionalizzati per minimizzarne le ricadute sul territorio. Nardo ritiene a questo punto che il nuovo impianto sia una tecnologia pulita e che il progetto debba essere considerato favorevolmente. Io appoggio questo progetto, cioè quindi se diciamo, una proposta di inceneritore mi vedrebbe fortemente contrariato, questo è un progetto che io appoggio volentieri perché va nella giusta direzione e auspico che questa tecnologia prenda piede sostituendo gli inceneritori in tutta Italia, perché questo è l'approccio corretto, cioè il riciclo chimico di ciò che non può essere utilizzato se non per usi energetici, e gli usi energetici mediante combustione non sono. E restiamo in tema rifiuti, ma parliamo di Team Pazzo. Anche ieri l'assemblea della SRR4 non si è potuta esprimere sulle eventuali azioni da intraprendere per il prossimo futuro del sito di conferimento di Team Pazzo, soprattutto alla luce del recente decreto regionale che elimina il tetto massimo giornaliero di rifiuti conferibili il servizio. Prosegue la stasi dell'assemblea della SRR4 sul prossimo futuro della discarica Team Pazzo. Anche nel corso della seduta di ieri è arrivato un nulla di fatto. Nessun riscontro alle richieste avanzate dall'amministrazione comunale. Il sindaco Lucio Greco e l'assessore Cristian Malluzzo, anche con una missiva inviata al presidente Filippo Balbo e agli altri comuni della SRR, sollecitano risposte sul parere legale per le azioni da intraprendere contro il recente decreto della regione, ma anche sulle possibili iniziative del consiglio di amministrazione. Così come è capitato la scorsa settimana, anche ieri Balbo non ha potuto partecipare all'assemblea, ha delegato un componente della sua giunta. Sui temi posti però non è stato possibile un dibattito vero e proprio, tutto slitta alla prossima settimana. L'amministrazione comunale continua ad essere preoccupata rispetto alla tenuta della vasca E, sottoposta da quasi un anno ad una pressione sempre maggiore a causa dell'emergenza rifiuti infinita che si registra in diverse zone dell'isola. I carichi continuano ad arrivare, soluzioni alternative non ne sono state individuate, anzi il Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti ha disposto di eliminare il tetto massimo giornaliero di rifiuti conferibili con un parallelo riesame dell'AIA di Team Pazzo. Misure che il sindaco Greco e l'assessore Malluzzo considerano assai gravi per la piattaforma di Team Pazzo ritenuta a rischio saturazione. Anche il presidente dell'SRR e il sindaco di Butera Filippo Balbo aveva espresso forti preoccupazioni, ma ad oggi non è stato possibile affrontare il tema neanche rispetto alle azioni da intraprendere. La società Impianti SRR, che gestisce Team Pazzo, diverse settimane fa ha disposto un'azione al TAR Palermo impugnando il decreto del Dipartimento regionale. L'amministrazione comunale vorrebbe avere un quadro preciso dal presidente Balbo e dal CDA. Tutto però slitta ancora e la fase clou delle imminenti amministrative sembra non agevolare un tema tanto delicato come quello della tenuta dell'intero ciclo locale dei rifiuti. E considerati i numerosi casi di incendi auto che si sono verificati in queste settimane, uno dei capitoli più importanti da affrontare è quello del nuovo sistema di videosorveglianza. È richiesto da tempo anche dalle istituzioni e dalla Procura della Repubblica. L'amministrazione comunale ha ripreso il progetto e avviato tutti i passaggi necessari. Adesso è stata individuata l'azienda che fornirà i dispositivi, i sistemi tecnologici che costituiranno la dotazione fondamentale per installare i nuovi impianti nelle aree strategiche. La gara è stata assegnata all'azienda romana Calzavara S.p.A. Tra quelle
più importanti in Italia nel settore delle reti di telecomunicazione e sicurezza, tanto da aver realizzato impianti anche in diverse strutture pubbliche del territorio nazionale. L'ammontare complessivo della proposta presentata all'azienda romana ammonta a circa 175.000 euro. Il progetto dell'amministrazione ha un valore che tocca i 500.000 euro. Si muove sull'installazione di 110 telecamere da collocare in aree individuate dopo valutazioni condotte dalle forze dell'ordine. Saranno predisposte inoltre anche due sale operative. Dovrebbe essere il monitoraggio che manca in città, condotto con sistemi all'avanguardia che possono dare elementi utili agli investigatori nei casi di azioni come i danneggiamenti notturni, che sono ripresi, come dicevamo, con notevole intensità. L'intero progetto è finanziato con fondi comunali. Passiamo alla cronaca. Sarà giudicato con il rito abbreviato il 40enne Salvatore Cascino, detenuto con l'accusa di aver appiccato le fiamme per due volte a un panificio di Via Legnano e anche ritenuto responsabile di un'estorsione. Vediamo. Nel novembre dello scorso anno per due volte danneggiò il panificio Castellano in via Legnano, fu appiccato il fuoco e nella seconda occasione venne collocata anche una bombola GPL davanti all'attività commerciale. I poliziotti hanno arrestato un quarantenne, Salvatore Cascino, che per un certo periodo lavorò nel settore della panificazione. Nei suoi confronti era già stato disposto il giudizio immediato per gli incendi e per la tentata estorsione ai titolari dell'attività commerciale. La difesa, sostenuta dall'avvocato Davide Limoncello, ha avanzato richiesta di giudizio abbreviato che è stata accolta. Cascino, attualmente detenuto, sarà giudicato con il rito alternativo. A settembre il legale che lo assiste ha fatto richiesta inoltre per una perizia sullo stato psichico. Sembra infatti che fosse stato ospite in una struttura terapeutica, ma dopo averla lasciata non avrebbe proseguito il trattamento farmacologico. Davanti al GIP, a seguito dell'arresto, Cascino ha ammesso di aver appiccato il fuoco ma ha negato le richieste estorsive. Per i PM della procura e i poliziotti, il quarantenne avrebbe preteso che i titolari del panificio acquistassero un immobile di sua proprietà in via Recanati. In quella struttura aveva svolto attività di panificazione. Gli esercenti respinsero le presunte pretese e decisero di non fornirgli più materie prime per prodotti da forno che Cascino pare acquistasse proprio dal panificio di via Legnano. Scelte che secondo gli inquirenti avrebbero alimentato la volontà di vendetta di Cascino, che prese di mira il panificio. Fu anche ripreso mentre caricava tutto il necessario per appiccare le fiamme. Le azioni di fuoco eclatanti portarono gli investigatori ad intensificare le attività d'indagine che hanno poi condotto al suo arresto. E passiamo alla politica, le funzioni e le competenze degli organismi rappresentativi, con in testa il Consiglio Comunale, ma anche una storia del pensiero politico, da Platone fino a Hannah Arendt. Domenica 15 maggio al Civico 111 si terrà la scuola politica senza simboli di partito, ma che vedrà soprattutto la presenza di esponenti del Movimento 5 Stelle ad occuparsi delle elezioni, gli avvocati Francesco Castellana e Giovanni Antoci e l'architetto Virginia Farrugia, attuale consigliere comunale pentastellata. Il servizio. Una vera e propria scuola di formazione politica sulla scia di quanto già fatto nei decenni passati dalle segreterie di partito, con la Camilluccia o le Frattocchie ad esempio, per alfabetizzare i cittadini ai concetti della politica, al funzionamento e alle competenze degli organismi rappresentativi, con in testa il Consiglio Comunale. Domenica 15 maggio al Civico 111 di Via Damaggio si terrà il primo e al momento unico incontro formativo, senza simboli di partito, ma che vedrà soprattutto la presenza degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Ad occuparsi delle lezioni, che inizieranno alle 16.30, gli avvocati Francesco Castellana e Giovanni Antoci e l'architetto Virginia Farrugia, attuale consigliere comunale pentastellato. Sono previsti anche gli interventi del senatore Pietro Lorefice e dei parlamentari regionali Chetti Damante, Stefania Campo e Nuccio Di Paola. Un'idea che nasce per introdurre appassionati e non all'arte della politica, partendo dai grandi pensatori, da Platone a Hobbes e fino a Hannah Arendt. In questa giornata di formazione riusciremo a fare un piccolo percorso del pensiero filosofico politico, partendo praticamente dalla fonte sorgiva del pensiero politico, che è quello di Platone, famosa appunto la Repubblica di Platone, l'Accademia Filosofica Politica di Platone, e partendo da quella civiltà attraverseremo un altro momento della civiltà e della storia che ci appartiene, che è quello della formazione degli stati, e quindi percorreremo il pensiero di Hobbes, laddove la politica non viene considerata più come passione, ma viene considerata invece come strumento di coesistenza per garantire una sicurezza e una sicurezza e anche una possibilità di convivenza tranquilla rispetto al fenomeno della guerra. Un percorso formativo organizzato nello specifico anche per tutti quei cittadini che si approcciano a una candidatura nelle prossime competizioni elettorali. La terza sessione di questo appuntamento è invece dedicato a chi
a tutti i cittadini che nelle prossime competizioni elettorali daranno il loro contributo mediante una partecipazione attiva con l'elettorato attivo, quindi o candidatura al Consiglio Comunale piuttosto che alla carica di sindaco o piuttosto nella compagine di governo cittadino e comunale, laddove si andrà a costituire con la forza di maggioranza che vincerà la competizione nei singoli comuni, la forma di governo e quindi la giunta. È importante dare queste nozioni affinché chi si presta a questa attività, chi offre la propria disponibilità, abbia consapevolezza della funzione e degli strumenti previsti dal testo unico degli enti locali che potranno essere applicati per un buon governo. L'evento è aperto a tutti, ma bisognerà accreditarsi. Chi volesse partecipare, abbiamo già sui social e grazie anche alla stampa abbiamo già veicolato questo evento, potrà rivolgersi personalmente a me, nella locandina c'è il mio numero di telefono affinché possa accreditarsi e iscriversi per poter partecipare. Un'altra cosa importante è che nell'ambito di una visione della scuola di formazione è chiaro che un momento importante sarà dedicato al dibattito tra i partecipanti, perché è importante ascoltare anche le idee e il pensiero di tutta la comunità e in questo caso specifico di chi partecipa. Quindi avremo una prima fase con l'apertura della rassegna stampa per avere una finestra aperta su quello che attualmente sta succedendo da un punto di vista politico. Poi avremo alla fine anche un piccolo conviviale che ci darà la possibilità di svolgere un'attività di aggregazione e quindi di confronto politico. E diamo un'occhiata, come di consueto, al report sull'emergenza pandemia. Sono in totale 750 positivi al Covid in città. Nelle ultime 24 ore, in base ai dati forniti da ASP, i nuovi casi risultano essere 23, tutti in isolamento domiciliare. 14 invece sono i guariti, non si riscontrano al momento nuovi ricoveri. È stata istituita una colonia felina presso la villa comunale della città. Gli 8 gatti, tornati in libertà dopo essere stati ospiti del Dog Village e aver ricevuto le cure del dottor Massimiliano Messina, hanno finalmente trovato un posto dove poter stare in libertà. Vediamo. 8 piccoli gatti ieri mattina sono stati liberati alla villa comunale di Gela. Tornati in libertà dopo essere stati ospiti del Dog Village e aver ricevuto le cure del dottor Massimiliano Messina, i felini accalappiati hanno finalmente trovato un posto dove stare. Stiamo continuando a fare quello che abbiamo iniziato con l'acquisto delle cucce. Intanto, oltre all'acquisto, noi pensiamo che rispettare gli animali sia un valore altissimo che noi dobbiamo portare avanti e stiamo facendo, oltre all'acquisto delle cucce, la riemissione di quegli animali che sono i gatti, 8 gatti che sono stati curati, sono stati sterilizzati, microchippati e ora stiamo provvedendo alla loro riemissione nel territorio. Questo lavoro lo stiamo facendo con l'amministrazione e con le associazioni di volontariato. Ringraziamo la Dog Village con cui siamo convenzionati, che ha provveduto alla cura di questi gattini, di 8 gattini, e oggi, oltre all'acquisto delle cucce, stiamo provvedendo alla loro riemissione. La colonia felina sarà libera di circolare per la villa e l'Orto Pasquarello e, oltre ad essere punto d'incontro per tutti gli amanti degli amici a quattro zampe, fornirà supporto agli enti comunali nelle opere di derattizzazione della zona. Il comune ha fornito le casette che ospiterà la colonia all'interno della villa intitolata Giuseppe Garibaldi e tante associazioni e non solo si sono messe a disposizione per fornire agli animali cibo e acqua. Oggi la legge nazionale ci permette di istituzionalizzare le colonie feline. Le colonie feline e non solo. È un modo per convivere con degli animali che a volte molto spesso vengono maltrattati, non vengono trattati bene anche da noi esseri umani, e oggi il senso di civiltà, attraverso non solo la legge nazionale ma attraverso quello che fanno le amministrazioni, e noi lo stiamo facendo come amministrazione comunale, è riuscire a riemettere più possibilmente più animali, più cani e gatti nel territorio, ma con la consapevolezza che vengono trattati, curati bene anche da noi cittadini. La villa, che da poco tempo ha subito degli interventi di pulizia straordinaria e di messa in sicurezza per quanto riguarda la zona ludica, è tornata ad essere visitata dalle famiglie. I bambini, che spesso chiedono ai genitori un animale domestico, ma che per vari motivi non vengono accontentati, avranno la possibilità di entrare in contatto con i felini, che i volontari del Dog Village hanno dichiarato essere molto mansueti. Il valore educativo della riemissione degli animali è far sì in modo che vengano rispettati e vengono anche dalle
dai bambini, valore educativo e soprattutto verso loro, le nuove generazioni, far capire loro che importanza ha rispettare e tutelare gli animali e convivere proprio con degli animali che sono curati. E lo dico sempre, lo ripeto, dalle nostre associazioni vengono accalappiati, vengono curati, microchippati, sterilizzati, rimessi in territorio proprio perché far capire alle famiglie, alle nostre generazioni, alle future generazioni, il rispetto degli animali, il senso di civiltà che ha questo significato, proprio rispettare gli animali. E parliamo di Gelas, sono preoccupati anche per le retribuzioni dei lavoratori che stanno ricevendo degli acconti, i sindacati confermano lo stato di agitazione dei dipendenti della municipalizzata, chiedono che l'amministrazione comunale e i vertici aziendali indichino i piani per un rilancio che lo Stato non è stato individuato. Vediamo. Censurano sia Gelas che l'amministrazione comunale le sigle sindacali di Filcams CGL, Wiltux e UGL Terziario attraverso i segretari Nuccio Corallo, Michelangelo Mazzola e Gian Matteo D'Arma ritornano a ribadire lo stato di agitazione, conseguenza di una forte preoccupazione, ora anche per la regolarità degli stipendi. Esprimono infatti tutta la loro preoccupazione alla luce delle ultime situazioni che i lavoratori della società partecipata Gelas sono costretti a vivere, così spiegano i sindacati, e fanno riferimento al mancato pagamento delle retribuzioni salariali, visto che sarà erogato solo un acconto e a un contratto dei servizi in proroga perpetua, così spiegano appunto le organizzazioni sindacali, secondo le quali esiste un problema di comunicazione se non di relazioni tra il management della società in house e l'amministrazione comunale. In questo modo, secondo i segretari, i lavoratori si sentono abbandonati sia dalla Gelas che dalla proprietà. Il sindacato attende da tempo delucidazioni in merito al paventato rilancio della partecipata, così si legge in una nota. Nessuno però sembra occuparsene. Avevano già contestato la soluzione dell'ulteriore proroga tecnica concessa dal comune alla municipalizzata e i sindacati non vedono spazi per un vero rilancio. Fanno riferimento a pareri di commissioni comunali che limiterebbero alcuni servizi e sulla testa dei lavoratori, scrivono ancora i sindacati, pende sempre la scadenza della proroga, ora fissata al 30 giugno. Nonostante le diverse richieste di incontri, fanno sapere, nessuna formale convocazione ad oggi è giunta. Ancor meno è giunto l'esito delle schede di valutazione sui singoli lavoratori per una riqualificazione del personale che ne ha diritto. Secondo i sindacati si vive in un periodo di enorme crisi. Le aziende tramite il welfare aiutano i lavoratori con premi per permettergli di superare questi momenti in cui tutto aumenta. Invece, per il sindacato, in Gelas si va avanti tra enormi incertezze per il futuro occupazionale e versando acconti. Chiaramente attendono che qualcosa si sblocchi. La scorsa settimana il manager Francesco Trainito ha dato il via libera al regolamento per le nuove assunzioni e uno dei temi principali che la guida dell'in-house ha posto a Palazzo di Città. I sindacati però fanno riferimento a quanto era stato indicato lo scorso 3 marzo nel corso di un tavolo proprio sulla questione Gelas. Era stato previsto un piano di assunzioni di almeno 10 unità da impiegare nel settore manutentivo in sostituzione di quelle già poste in quiescenza. Ad oggi, secondo i sindacati, non si hanno né conferme né chiarimenti sui criteri e nulla si è mosso. Ritengono quindi che non ci siano i presupposti per poter attendere ulteriormente. I segretari non escludono il blocco dei servizi ed altre azioni previste dalla legge. Il giudizio finale per l'amministrazione comunale e la management viene espresso rifacendosi ai vecchi verdetti scolastici, ovvero rimandati a settembre. Una notizia di sport, doppia vittoria per la formazione Under 13 del Volley Gela femminile che trafigge il Santa Sofia e l'Atena contro il Santa Sofia, il risultato finale di 2-1 con i punteggi di 25-20, 17-25 e 25-14. Contro l'Atena finisce 3-0 con i punteggi di 25-17, 25-12 e 25-14. Primato in classifica con 7 punti e più 3 dall'Atena, seconda con 4 punti. Prossimo appuntamento fissato in trasferta a Licata, dove basterà un solo punto per ipotecare l'accesso in finale territoriale. Voci di Volti è un'iniziativa nata tra la collaborazione Lions Club Ambiente, Territorio e Cultura di Gela e la psicoterapeuta Nuccia Morselli. L'incontro è volto a sensibilizzare la città sulle tematiche delicate dei disturbi alimentari attraverso le poesie declamate dall'attrice Giada Costa, accompagnata dal sottofondo musicale del giovane pianista Simone Scerra. Vediamo. Voci di Volti è un'iniziativa nata dalla collaborazione del Lions Club Ambiente, Territorio e Cultura di Gela e la psicoterapeuta Nuccia Morselli. È un'iniziativa lodevole quella del Centro Ananche diretto dalla dottoressa Morselli che noi abbiamo condiviso con grande entusiasmo. Ecco, Voci di Volti vuole essere
l'occasione per trasmettere un messaggio molto importante, che è quello di dare legittimazione al dolore dell'altro, un dolore che spesso è scritto nel volto, che noi per la frenesia, per tutto un insieme di motivi, non riusciamo a leggere. E allora quello che stasera ci ha trasmesso questo incontro è proprio questa necessità, questo bisogno che c'è in ciascuno di esprimere anche il proprio dolore, il proprio vissuto, tutta la propria interiorità e trovare persone pronte ad ascoltarci. È un'esigenza che ho sentito durante il lockdown, nell'impossibilità di incontrare i pazienti, i familiari, gli amici. Mi sono accostata ai quadri di Paola Petrucci e mi hanno ispirato delle storie che ho potuto conoscere attraverso il mio lavoro, storie di pazienti che in questi 30 anni di viaggio professionale mi hanno donato confidenze preziose e con cui abbiamo fatto un lavoro di trasformazione della sofferenza, e dalla sofferenza trasformata nasce la creatività, la poesia, come anche la pittura. Le poesie scritte dalla psicoterapeuta, ispirate dai quadri di un'amica, sono state declamate dall'attrice Giada Costa, accompagnata dal sottofondo musicale del giovane pianista Simone Scerra. Una manifestazione bellissima perché si costruisce all'insegna di un concetto che è quello di poter essere compagni di viaggio gli uni degli altri. Questo riguarda sicuramente la psicoterapia, ma in generale l'essere una comunità. E il clima meraviglioso con la conduzione di Domenico Russello, la possibilità per me di dare voce a queste poesie, tutte le persone che sono accorse nonostante il maltempo, stanno rendendo questo momento veramente speciale. Stiamo ascoltando tantissime testimonianze di persone che hanno voluto consegnare una traccia della propria esperienza ed essere compagne del nostro viaggio, per cui grande gratitudine, una bellissima giornata e un'occasione per intensificare la rete comunitaria della nostra città. È stato sicuramente un onore, una bella iniziativa che dovrebbe essere portata anche all'interno delle scuole, perché è importante conoscere le esperienze, è sicuramente un arricchimento, quindi dovrebbe essere aperto anche a tutti i ragazzi dovrebbero assistere e poter capire, anche comprendere le situazioni di altre persone, di altre donne in questo caso. Bene, questo era il nostro ultimo servizio, siamo in chiusura. Naturalmente, se volete approfondire tutte le nostre notizie le trovate sul sito www.quotidianoigela.it, se invece volete rivedere o condividere tutti i nostri servizi li trovate come sempre sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube. Per il momento è tutto, io adesso vi saluto e vi lascio come di consueto alle previsioni meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.